Benvenuti a questa nuova partita dei gironi di Coppa da Piero Gipardo e Stefano Nava. Ciao a tutti. Il Cagliari, squadra che vuole vincere questo match dopo l'affermazione nella gara precedente in casa contro il Sassuolo. Hanno ottenuto una vittoria convincente per 2-0 nell'ultimo turno, ma oggi ho la sensazione che usciranno sconfitti. L'arbitro dà inizio al primo tempo. C'è spazio davanti a sé. Può andare via da solo. Occhio al tiro. E il pallone entra. Ed è gol. Questo replay possiamo apprezzare davvero il gesto tecnico da un'altra inquadratura. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Tegulì, occhio all'uno contro uno. C'è la prateria per andare, va verso il portiere. Parte il tiro. Stavolta il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta è lui che vince il duello. Ha metri a disposizione. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare. Può essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Disturbato, ma va avanti. Ha un'autostrada a disposizione. Palla molto interessante. Occhio alla botta, dice di no. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. De Sena, Cavifuego, Perez, ha spazio per andare col pallone, riconquista palla con il tecno, c'è spazio davanti a sé, attenzione, tutto solo, cerca la rete, grande riflesso, palla che finisce in corner. Portiere sicuro sulla traiettoria. Guadagna metri. Palla che finisce in out. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Esce e recupera il pallone.
E il portiere recupera il pallone. Un flipper qui, palla che finisce fuori. Balzani. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Perez. Potrebbe crossare. Pablo Piatti. Perez. Prova la botta, si immola il difensore. Sarà corner. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0. Dopo i primi 45. Tutto pronto? Comincia la seconda frazione. Parte il cross. Tegulì. Perez. Pablo Piatti. Si ripartirà con la rimessa, pallone che è stato toccato, deviato dall'altro giocatore. Grandissima lettura difensiva. C'è pressione su di lui. Ottimo controllo. Perez. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Perez. C'è il movimento senza palla. È stato fermato dal difensore. Parecco. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Paco Alcácer. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Caprari. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Caprari. Si ripartirà con un calcio di punizione. Palla che termina largamente sul fondo. Il pubblico sembra sicuro della vittoria ormai, in effetti il divario fra le due squadre è troppo ampio, mancano pochi minuti alla fine. Dimostrano di aver apprezzato l'impegno messo in campo dai loro giocatori oggi. Di testa per il compagno.
Cavifuego. Ha un'autostrada a disposizione. Prova ed è gol! Rete! È il suo secondo gol personale, vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Con questo replay possiamo apprezzare davvero il gesto tecnico da un'altra inquadratura. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Pablo Pianti. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Mancano 8 minuti al termine della partita. Punizione quando mancano ormai pochi minuti alla fine. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Pablo Pianti. Rodrigo. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, non deve abbattersi secondo me. 4 i minuti da recuperare come indica il quarto uomo. Intervento efficace, Balzano. E si chiude qui anche il secondo tempo. È una vittoria convincente per loro, fra l'altro ottenuta senza subire gol. E questa è una grande soddisfazione, la difesa è sicuramente uno dei loro punti di forza. Grazie per essere stati con noi oggi, arrivederci al prossimo incontro.